come dovrebbe essere fatta la prima operazione immobiliare, quindi qual è il modo ideale. Allora, è chiaro che sicuramente ogni operazione è diversa, ci sono tantissime sfumature, ci sono alcune operazioni che vanno in un modo, altre vanno in un altro, ci sono delle cose che chiaramente non si possono sapere prima ancora di averle fatte. Ti dico quali sono, secondo me, le caratteristiche che dovrebbe avere un'operazione per una persona che oggi inizia, quindi una persona che parte proprio da zero e che non ha competenze, quindi a volte non hanno nemmeno capitale. Quindi prova a pensare ad esempio alla mia storia. Io sono partito 7 anni fa ed effettivamente io non avevo né capitale a disposizione, sì, avevo una piccola parte di capitali ma non li ho neanche usati e soprattutto non avevo competenze, cioè spesso mi metto a ridere e mi prendo per il culo da solo per il fatto che mi ricordo quando una volta siamo entrati in un appartamento con mia moglie che dovevo comprare per andarci a vivere all'epoca e sbagliato, chiaramente, ok, meno male che poi non l'ho fatto, ma questo mi è capitato diversi anni prima. E mi ricordo che ho visto il pavimento e le ho detto, ah, però figo il parquet. Mia moglie mi fa, guarda che non è un parquet. Come non è un parquet? Eh no, è un laminato. Quindi, come vedete, effettivamente c'è un margine di miglioramento, ragazzi, veramente pazzesco, perché adesso sicuramente sono un filino di più riguardo all'immobiliare, via. Quindi, come vedete, sicuramente ci sono molte variabili. Il mio consiglio è un'operazione immobiliare deve essere soprattutto la prima, intanto ti deve portare in profitto. Questa cosa, diciamo che io l'ho sentita diverse volte da molte persone, sono d'accordo sul fatto che alla prima operazione bisogna andare in profitto. Io credo che il focus, nonostante io sia uno che vuole chiaramente guadagnare fondamentalmente, perché è giusto che sia così, lo facciamo perché ci divertiamo, va bene, ma è anche un lavoro, quindi dobbiamo anche guadagnarci, quindi inutile nascondersi dietro a qualcosa. E dovete sicuramente guadagnare, ma la cosa più importante, per come la vedo io nella prima operazione, è il fatto di capire: ce l'ho fatta, cioè sono riuscito a fare questa cosa, effettivamente si può fare, posso creare un modello replicabile, posso farlo diventare un lavoro. E questa cosa, se voi ci pensate, molto spesso avviene dopo la prima operazione. Per esempio, io alla prima operazione ho perso soldi, quindi lì, onestamente, adesso non è che voglio menarmela, però quante persone effettivamente dopo aver perso soldi, dopo aver preso bastonate, dopo che tutti gli dicevano che cazzo stai facendo, questa cosa non esiste, eccetera, quindi tutti contro, con magari un fallimento, chiamiamolo così, alle spalle, quante persone effettivamente sarebbero andate avanti? Io credo che dipende molto anche dal carattere di una persona, da quanto una persona ci crede, dall'autostima, dipende da molte cose, perché effettivamente lì dal punto di vista emotivo diventa un problema. Quindi sicuramente per me sarebbe stato molto meglio andare in pari come minimo nell'operazione, o se avessi guadagnato dei soldi sicuramente sarebbe stato meglio. Ora, io ho imparato tantissimo dalla mia prima operazione, è vero, cioè questa cosa non posso negarla. Sicuramente, per come la vedo io, sarebbe andato molto meglio se avessi guadagnato fin da subito. I miei studenti, per esempio, quelli che hanno fatto già operazioni, la prima operazione eccetera, si hanno guadagnato tutti. Quindi questa cosa vuol dire che effettivamente si può imparare dagli errori che fanno altre persone. Quindi io trasmetto quelli che sono i miei errori e dico: ragazzi, fate attenzione, non fate queste cose. E quindi vi dico negli anni che cosa ho capito riguardo la prima operazione. Vi posso dire che non dovete sicuramente cercare delle operazioni che sono troppo complesse, non dovete cercare di fare il colpaccio. Per esempio, mi è capitato, soprattutto con magari qualche collaboratore, ragazzi che ho formato io, e sui i quali avrebbero guadagnato proprio da quella singola operazione dei soldi con me. E loro che cosa puntavano? Subito, cioè, ipotizziamo questa cosa, io ti dico: guarda, tu impara a fare questa cosa qua, dopodiché se hai bisogno di capitali li metto io, quindi su questo non c'è problema, dopodiché dividiamo una percentuale stabilita. E a quel punto ci sono state delle persone che come prima operazione cosa puntavano? La palazzina da 3 milioni, 4 milioni, 5 milioni, 8 milioni. Perché? Perché effettivamente, se voi ci pensate, se voi fate un'operazione, non mettete il grano, fate un'operazione da 8 milioni, eccetera, è chiaro che la vostra percentuale di guadagno è molto alta. E quindi ho visto spesso delle persone che dicono: vabbè, faccio un'operazione grossa e a quel punto magari sto tutto l'anno sul divano, non faccio più un cazzo. La verità, ragazzi, è che
Non esiste il non faccio un cazzo e guadagno tanti soldi, quella roba lì ve la dovete scordare, mi spiace, quindi se avete capito questo da parte mia, chiudete il canale, chiudete il video, cioè fate quello che volete, ma questa roba non esiste. Se volete guadagnare con l'immobiliare dovete farvi il culo, quantomeno all'inizio, poi dopo potete anche creare delle entrate automatiche, sì, ma all'inizio comunque dovete lavorare. Quindi c'è stato per esempio questo problema, volevano fare il colpaccio subito, oppure delle persone che vogliono partire fin da subito con operazioni molto grosse, che però non possono gestire. Ti faccio un esempio, se tu parti come prima operazione, cioè non sai niente di immobiliare come non sapevo niente io, è chiaro che cambia per ogni persona, no? Perché io magari sto parlando e davanti a me, quindi la persona che adesso sta ascoltando il mio video, magari è un architetto, quindi un architetto chiaramente cambia questa cosa, magari sa altre cose, questa persona ha delle conoscenze, magari il fratello è un architetto, l'altro fratello è un notaio, eccetera, è chiaro che cambia. Però prendiamo le cose con le pinze, facciamo finta che la persona che sta guardando questo video non sa assolutamente niente, come non sapevo niente io, ti dico che la cosa migliore è partire con un'operazione piccolina, operazione snella, semplice, veloce, lineare. Che cosa intendo? Intendo monolocale, bilocale, mediamente nelle città grandi. Ci sono delle città che sicuramente questo taglio non va, quindi sicuramente nel sud Italia ci sono dei posti dove questo è un taglio che non va bene per fare trading, quindi ci vuole un taglio più grande. Quello che ti sto cercando di far capire è che devi cercare di trovare il target ideale trovando un'operazione che stia dentro, a prescindere da quanti soldi hai come prima operazione, dentro i 200.000 euro. Quindi questa è un'altra cosa, cioè se io ho mezzo milione, le persone magari vogliono partire già facendo un'operazione da 400, ma perché? Cioè prima dovete imparare ad alzarvi, dovete imparare a camminare, dopo cominciate a corricchiare, cioè non è una cosa che arriva dalla mattina alla sera, non dovete avere fretta di arrivare a fare una determinata cosa. Quindi prima operazione, abbastanza lineare, se siete in una città come Milano, come Roma, in una grossa città, vi consiglio un'operazione che va da 50.000 a 200.000 euro massimo, abbastanza lineare, senza, se è possibile, fare una grossa ristrutturazione. Se fate la ristrutturazione va bene, ma state attenti, se riuscite a dare quella che io chiamo una lavata di faccia ancora meglio, che vuol dire magari dare un'imbiancata, tirare su, magari mettere un pavimento, un laminato, magari cambiare i sanitari, cioè fare delle piccole cose che danno valore all'immobile e che vi permettono sicuramente di venderlo. Perché? Perché nel momento in cui voi farete la prima operazione, ci guadagnate, da lì vi gasate e dite cazzo, sono stato in grado di fare questa cosa, adesso vado a fare la seconda, la terza, eccetera. Cioè io ho visto alcuni dei miei studenti, per esempio, stanno già facendo 3, 4, 5 operazioni quest'anno. Quindi come vedete, sono partite dalla prima, però prima devi fare il primo passettino. Fai il primo passettino, fai un'operazione, ci guadagni, seconda operazione, ci guadagni e così via. Così si fa. Non dovete avere fretta, la fretta sicuramente, ragazzi, non aiuta. Quindi prima operazione il più semplice possibile. Se ti è piaciuto il video puoi lasciare un mi piace, puoi commentare in maniera tale che mi fai sapere anche che cosa ne pensi, iscriviti al canale in maniera tale che puoi anche guardare tutti i miei video e attiva la campanella, perché così almeno puoi ricevere subito tutte le notifiche. Se vuoi ricevere anche delle strategie gratuite, visita il mio sito che troverai qua nel link sotto in descrizione.